Stop alla cava di Rivalta. Il conte Zanardi Lanzi scrive al presidente napolitano per bloccare il progetto già inserito nel piano estrattivo. La provincia, siamo disponibili al dialogo. Il premier Monti a Nibbiano ha partecipato al matrimonio del nipote al santuario di Santa Maria del Monte, cerimonia blindatissima con 70 invitati. Casini, alleanza con il PD? Chissà. Anche il leader dell'UDC ha partecipato a un matrimonio a Piacenza. Prima della celebrazione ha parlato del possibile accordo con il partito di Bersani. Le lacrime di Don Alessandro, a soli 25 anni, è l'unico nuovo sacerdote della diocesi di Piacenza Bobbio. La vocazione è nata alla giornata mondiale della gioventù di Madrid, toccante cerimonia di imposizione delle mani in Duomo. Premiati 78 fedeli del lavoro, sono muratori, carpentieri e commercianti protagonisti della cerimonia a Palazzo Farnese. La Camera di Commercio ha consegnato le targhe per celebrare i 40 anni di attività di imprenditori e professionisti piacentini. San Polo, tangenziale entro un anno, lo ha annunciato il presidente della provincia Trespide all'inaugurazione del nuovo sottopassaggio di Turro di Podenzano. Nuoto, 800 atleti alla Vittorino, arrivano da tutta Italia per il trofeo della società canottieri in programma oggi e domani.